Amici di Canale Caccia.tv, siamo a Caccia Village edizione 2023. Sono ancora con Fabrizio e io ti ho chiesto di presentare di nuovo Futura. Dice, questo qui è arteriosclerotico. No, una ragione c'è e la ragione è molto semplice. Se ne parla tanto di questa calzatura, so che sta uscendo veramente alla grande, è una riconferma che il marchio Crispi va sempre a bersaglio. Esatto. Siamo qui appunto a Caccia Village, dove presentiamo anche in Italia il nuovo Futura CX GTX, primo scarpone della linea appunto Futura, che come dice il nome vuole essere un passo verso il futuro a livello sia estetico e di modernità, anche come design, ma al di là dell'estetica anche come funzionalità e tecnicità dello scarpone per l'utilizzo appunto da caccia. Un bello sforzo da parte di Crispi nella progettazione, nell'ideazione, perché dice la scarpa che ti inventi. E anche di test di nuovo, sul campo. Di test sul campo invece è importantissimo. Andiamo sulle specifiche tecniche, ricordiamo cos'è che contraddistingue Futura, cos'è che lo proietta verso il futuro. Certo, considerando anche il meteo, i climi che si stanno sempre più avanzando anche qui in Europa a livello di caccia, abbiamo una tomaia nella parte superiore molto flessibile, agile, che si adatta perfettamente all'arco del piede, con una fisionomia molto lineare che avvolge completamente il piede e ti dà una adesso performance. Ti stupisco, tecnicamente una calzata comoda, una calzata 10 si esatto, direbbe. Esatto, quella che come caratteristica sempre di Crispi, l'instant fit è sempre fondamentale. Con una lacciatura simmetrica, come abbiamo appunto sempre detto, e una caviglia protetta con anche tessuto d'alta resistenza all'abrasione. Per non dimenticare poi quello che c'è sotto, perché esatto, su una scarpa non dobbiamo guardare solo la tomaia, ma anche tutta quanta la parte. Abbiamo parlato dell'agilità data dalla parte superiore della tomaia. Parliamo ma grande della stabilità invece esatto, data dalla. Ma il supporto e la stabilità fondamentali date dall'intersuola FX, marchio di fabbrica di Crispi nei modelli top della linea, e un battistrada molto scolpito Mega Grip da parte di Vibram. Vibram non a caso è un partner storico di Crispi e questo fulmine vi dà l'idea di essere lanciati verso il futuro. Ma anche la parte estetica, questa scelta di questo Avion su esatto, questo tessuto della tomaia, a mio avviso è un po' un elemento quasi di rottura, perché di solito molto a caccia si va con il verde, si va con il marrone. Esatto, quindi è una cosa di innovazione, di estetica un po' moderna, per andare un po' oltre quelli che sono i canoni tradizionali della caccia, che devono essere sempre rivisitati e modernizzati verso il futuro. Bene, caro Fabrizio, il Back to Future e il ritorno al futuro l'abbiamo fatto. Però, dato che siamo in un momento in cui c'è un po' di calma qui in fiera, diciamo che non mi accontento di questo. Passiamo dall'altra parte dello stand, perché ripetita Juvent, abbiamo presentato tante volte le calzature Crispi e mi farebbe piacere presentare qualche altro modello della gamma Crispi. Siete un nome leader a livello mondiale e non possiamo fare a meno di dare una documentazione un pochettino più completa anche ai nostri amici cacciatori. Certo. Quindi ti rapisco per un altro attimo.